Ciao a tutti, Colors. No, non sto facendo uno spettacolo travestì, ma sono abbastanza vicino alla fonia perché per lo stesso motivo per cui è arrivato questo video imprevisto. Avevo detto a qualcuno di voi che avrei pubblicato in settimana nuova, invece se riesco vorrei far uscire oggi, domenica 1 ottobre, questo video, perché questa notte è stata una notte forse mai più. A questo punto quelli che hanno vissuto gli anni 90, che sono nati negli anni 90, avranno riconosciuto questa citazione, che tratta da una canzone degli FX5 e si intitola appunto Una notte forse mai più. Perché io, e non è un titolo clickbait, questa notte ero a una ventina di passi da Jeffrey J. Ho scoperto per caso l'esistenza di questo evento live passeggiando per Grosseto. E inizialmente ero un po' perso perché, come sapete, io non ho amici qui. Quindi pensavo di non poterci andare. Poi fortunatamente una delle due persone che abitano con me mi ha detto: ma scusa, ti accompagniamo. Rimaniamo fuori per evitare costi aggiuntivi, anche per darti la tua giusta privacy. Vai. Per farvela breve, riesco a mettermi in lista con un anticipo assurdo perché l'ho saputo molto tempo prima. E solo che arrivo troppo in anticipo, ho dovuto aspettare mezz'ora perché aprissero. Dopodiché sarò entrato che sarà stata mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza. Gli Eiffel sono arrivati più o meno alle 1:45 e inizialmente non avevo un bellissimo posto. Poi a un certo punto un signore della security della discoteca dove eravamo ha detto a me e un altro ragazzo disabile se volevamo entrare oltre le transenne. Io ovviamente ho detto di sì. E il telefono rompe. Ovviamente ho detto di sì. E a quel punto, prima che ci potessi capire qualcosa, mi sono trovato a 20 passi da Jeffrey J. Vi lascio tre foto che ammetto subito di aver ritoccato leggermente col Photoshop, perché altrimenti non si rivedeva nulla. Non si vedeva nulla, però. Potete vedere anche da voi che sono foto scattate col mio telefono, perché c'era un ragazzo che faceva il video. Gli ho chiesto per favore di prendere il mio numero di telefono per inviarmelo via WhatsApp, ma non l'ha fatto, quindi mi dispiace, dovrete accontentarvi di questo video. Non ho quasi più voce, come potete vedere, ho preso un latte macchiato prima di arrivare a casa, però ha fatto fino a un certo punto. Le emozioni non si possono spiegare. Ho cantato, ho urlato, ho ballato. Mi dimenavo per farmi vedere da Jeffrey, credo che mi abbia sorriso un paio di volte, ma non vorrei che si trattasse dell'illusione. Tuttavia volevo comunque lasciare un video per ricordarmi di questa cosa che dopo 16 anni, o forse anche più, parafrasando ancora una canzone, sono riuscito a vedere gli FX65 in live. Avrei voluto tentare di avere una foto con Jeffrey, ma non ci sono riuscito perché si sono dileguati subito dopo lo spettacolo. Non sono stato fortunato come Kappa Licious, che saluto, ciao Cristina, perché
Perché l'anno scorso Cristina è stata abbracciata da Jeffrey, sarebbe stata invitata in camerino se non fosse che doveva andare via purtroppo. Comunque ci tenevo a fare questo video. Dalla prossima volta riprendiamo la programmazione solita, non so quando. Spero che vi piaccia, spero che interessi a qualcuno. Niente, io vi saluto. Scusate per la mia voce di cacca e ci vediamo al prossimo video. Ciao!